Eccoci qui, cari amici social follower dal vostro Deluxe. Come vedete in questi ultimi video pre-registro e poi rendo visibile a voi utenti il giorno seguente. Come vedete dalle immagini di video copertina, quest'oggi parliamo della UEFA Champions League. Una settimana che parte domani 26 agosto decreterà le ultime partecipanti alla massima competizione, come si chiamava un tempo, Coppa di Campioni, Coppa delle Grandi Orecchie, che vedrà più squadre, 81 squadre da 53 federazioni. L'inizio è fissato per il 17 settembre 2024, la finale alla Allianz Arena di Monaco di Baviera il 31 maggio 2025. Ma veniamo al dunque subito, partendo dalle squadre che già fanno parte, diciamo, della competizione. Real Madrid, Atalanta, City, Arsenal, Liverpool, Aston Villa, Barcellona, Girona, Atletico di Madrid, Leverkusen, Stoccarda, Bayern Monaco, Lipsia, Borussia Dortmund, Internazionale Milano, Milan, Juventus, Bologna, Paris Saint-Germain, Monaco, Brest, PSV Eindhoven, Feyenoord, Sporting Lisbona, Benfica, Club Brugge, Celtic, Sturm Graz, Shakhtar Donetsk, si attendono dai playoff altre squadre. Tra queste ci sono Stella Rossa di Belgrado, Galatasaray, Young Boys, Dinamo Zagabria, Lille, Twente, Union Saint-Gilloise, Rangers, Salisburgo, Slavia Praga, Sparta Praga, Budoglimt, Maitland. Quindi che dire, non manca molto l'inizio di questo nuovo format. Ricordiamo il girone unico della UEFA Champions League, che ovviamente funzionerà in maniera differente. Se non ricordo male, ogni squadra farà 8 partite, 2 per fascia, quindi 2 con le squadre di prima, 2 con la seconda, 2 con la terza e 2 con la quarta. Bene, visto che sto registrando di domenica, veniamo dal successo dopo quasi 2 anni di sonego al torneo americano pre-US Open, grande sonego. Abbiamo 6-7 giocatori in top 50 nella classifica generale computerizzata. Quindi noi ci vediamo ai prossimi appuntamenti, YouTube, Facebook, Instagram, ci becchiamo su queste piattaforme. Alla prossima, ciao a tutti, ciao!